Asia Nuccitelli è fidanzata con Gianfranco Battistini, amico del compagno di Antonella Mosetti. Asia Nuccitelli ha ritrovato l'amore. Ospite di Domenica Live, la figlia di Antonella Mosetti aveva già svelato di essere sentimentalmente impegnata, ma non aveva fornito alcun dettaglio sull'identità del suo compagno. In queste ore, ha svelato il volto dell'uomo che sta frequentando. Chi è Gianfranco Battistini? Asia Nuccitelli ha pubblicato su Instagram un breve video in cui bacia Gianfranco Battistini, vedi in alto. Fisico scolpito, lunghi capelli mossi e sorriso simpatico, nella vita fa il fire performer e il surfista. Anche lui come Asia ha molti tatuaggi. I due sembrano aver deciso di comune accordo di rendere nota la loro relazione. Se la Nuccitelli ha pubblicato un video in cui bacia il suo fidanzato, Battistini ha diffuso tramite Instagram Stories uno scatto che lo ritrae in compagnia di Asia. Antonella Mosetti è fidanzata con Salvatore Gabriel Valerio. Ai più attenti non è sfuggito un dettaglio. Gianfranco Battistini sui social compare spesso al fianco di Salvatore Gabriel Valerio, fidanzato di Antonella Mosetti. Madre e figlia sono impegnate con due uomini che non solo sono amici ma spesso lavorano anche insieme. Nei giorni scorsi, la Mosetti ha raccontato di aver conosciuto il suo attuale compagno proprio grazie ad Asia. E pensare che quella sera non volevo uscire. A volte i figli fanno le cose per bene. Sono in debito con Asia. Eravamo in un locale a Roma, me l'ha presentato mia figlia Asia, assurdo. Ed era una serata no per me. Io e Gabriel ci frequentiamo da un mese. Lui è più giovane, ma ha una gran testa e mi fa stare bene. Spero di trovare la mia serenità. Spero sia lui, lo dico con il cuore. L'ultimo flirt di Asia Nuccitelli è stato Vaine Santana. Lo scorso luglio, Asia Nuccitelli era uscita allo scoperto con Vaine Santana. Dopo aver pubblicato delle foto che la ritraevano con il rapper dei Dark Polo Gang, però, chiese di poter vivere questa relazione nel suo privato. Lo sanno tutti, è evidente. Non posso negare, ho pubblicato io tutto, ma non mi piace tanto parlarne perché me ne hanno dette di tutti i colori. La vita privata è un pochino più delicata, quindi tengo a tenerla per me.